nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e morto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo a noi i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria che scioglie nodi, prega per noi. Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le
le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nel secolo dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Scioglie i nodi, prega per noi. Maria, madre molto amata, piena di grazia, il mio cuore si volge oggi verso di te. Mi riconosco peccatore e ho bisogno di te. Non ho tenuto conto
conto delle tue grazie a causa del mio egoismo, del mio rancore, della mia mancanza di generosità e di umiltà. Oggi mi rivolgo a te, Maria che scioglie i nodi, affinché tu domandi per me, a tuo figlio Gesù, la purezza di cuore, il distacco, l'umiltà e la fiducia. Vivrò questa giornata con queste virtù. Te le offrirò come prova del mio amore per te. Ripongo questo nodo nelle tue mani, perché mi impedisce di vedere la gloria di Dio. Maria che scioglie i nodi, prega per me. Maria offrì a Dio ogni istante della sua vita. Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria che
secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine Maria, Madre del Bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi della mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi, Maria, Madre incaricata da Dio di sciogliere i nodi della vita dei tuoi figlioli. Ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Madre onnipotente, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli il mio richiamo, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per me. Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima Madre di Dio, tu sai che la nostra vita è piena di nodi piccoli e grandi. Ci sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel risolvere i nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di pace e di misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai santi. Maria è incoronata da 12 stelle che schiacci con i tuoi santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere nella tentazione del maligno. Liberaci da ogni schiavitù, confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce per poter vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta strada. Madre generosa, ti presentiamo supplichevoli la nostra richiesta d'aiuto. Ti preghiamo umilmente, sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie incurabili. Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi stessi e della nostra realtà. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica. Maria, ascoltaci. Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i figli. Maria, sciogli i nodi nella sfera professionale, nell'impossibilità di trovare un lavoro.
confessioni religiose e dacci l'unità nel rispetto delle diversità. Maria, salvaci. Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro paese. Maria, salvaci. Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere liberi di amare con generosità. Maria, salvaci. Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo figlio Gesù Cristo nostro Signore. Amen. O Vergine Immacolata, Vergine benedetta, tu sei la dispensatrice universale di tutte le grazie di Dio. Sei la speranza di ogni uomo e la mia speranza. Ringrazio sempre ed in ogni momento il mio amato Signore Gesù, che mi ha permesso di conoscerti e mi ha fatto capire come posso ricevere le grazie divine ed essere salvato. Questo modo sei tu stessa, augusta Madre di Dio, perché so, grazie principalmente ai meriti di Gesù Cristo e poi alla tua intercessione, che io posso raggiungere la salvezza eterna. O mia Signora, che sei stata così sollecita nel visitare Elisabetta per santificarla, ti prego, affrettati a venire a visitare la mia anima. Meglio di me, tu sai quanto sia misera e quanti mali l'affliggono. Affezioni sregolate, cattive abitudini, peccati commessi e tante gravi malattie che possono solo portarla alla morte eterna. Solo da te dipende guarire la mia anima da tutte le sue infermità e sciogliere tutti i nodi che l'affliggono. Prega per me, o Vergine Maria, e raccomandami al tuo divin figlio. Meglio di me tu conosci le mie miserie e i miei bisogni. O Madre mia e dolce Regina, prega per me il tuo figlio divino e ottienimi di ricevere le grazie che mi sono più necessarie ed essenziali per la mia salvezza eterna. Io mi abbandono completamente a te. Le tue preghiere non sono mai state respinte da lui. Sono le preghiere di una madre al suo figlio. E questo figlio ti ama così tanto che egli fa tutto ciò che tu desideri al fine di aumentare la tua gloria e di testimoniare il grande amore che egli prova per te. Benediciamo il Signore.
empie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti. Delle sorelle per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. I giorni di Davide si erano avvicinati alla morte ed egli ordinò a Salomone, suo figlio: io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore, tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e le sue istruzioni, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in tutto quello che farai e dovunque ti volgerai. Perché il Signore compia la promessa che mi ha fatto, dicendo: se i tuoi figli, nella loro condotta, si cureranno di camminare davanti a me con fedeltà, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, non ti sarà tolto un discendente dal trono di Israele. Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. La durata del regno di Davide su Israele fu di 40 anni. A Hebron regnò 7 anni e a Gerusalemme regnò 33 anni. Salomone sedette sul trono di Davide, suo padre, e il suo regno si consolidò molto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tuo Signore domini tutto. Tuo Signore domini tutto. Benedetto sei tu, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e per sempre. Tuo, Signore, domini tutto. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà, perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. Tuo, Signore, domini tutto. Tuo è il regno, Signore. Ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tuo, Signore, domini tutto. Tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza. Con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere.
Convertitevi e credete nel Vangelo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi ci parla di Gesù che invia i dodici ed è un Vangelo molto consolante, soprattutto per chi ne fa un discorso vocazionale, no? Perché è consolante. Intanto perché tante volte quando ci accostiamo a dei Vangeli o alla parola di Dio che parla di una chiamata vocazionale, pensiamo sempre a un discorso molto intimistico e quindi pensiamo sempre al fatto, ed è così comunque, no? Che Gesù chiama e quando ci chiama in un discorso a tu per tu, perché vuole un rapporto intimo con lui, perché vuole un rapporto sponsale, ed è tutto vero e giusto. Però dimentichiamo che oltre allo stare con lui, Gesù poi invia. E quando Gesù fa questo discorso, quando Dio fa questo discorso anche oggi nella nostra vita, ci dà tutta una serie di cose perché noi possiamo affrontare questo mandato, o quantomeno soprattutto perché possiamo stare in realtà in questa vocazione. E quali sono queste cose? E
come se ci fossero degli ingredienti, no? Che in realtà non riguardano poi alla fine solo chi è chiamato prettamente alla vita, per esempio, sacerdotale o comunque di vita consacrata, ma vale un po' per tutti quelli che sono inviati, perché poi tutti i cristiani in realtà sono inviati, ma ancora di più poi sicuramente chi sceglie la vita consacrata. Quali sono questi ingredienti? Anzitutto il fatto che Gesù dice, li mandò, cioè il Vangelo dice, li mandò a due a due. E non è una cosa da poco. Ecco perché dico, per quanto si parla di un rapporto intimistico, per certo, o meglio, intimo, perché intimistico è già di per sé sbagliato come termine, in realtà manda a due a due. E questa è una cosa con cui dobbiamo fare i conti. Perché Dio vuole necessariamente che quando si va a parlare di Lui, quando si va a portare Lui, questo lo si faccia proprio in comunità. Cioè ci si deve sentire in comunità. Quando si ha a che fare con Dio, non posso pensare di essere solo e non posso pensare a un rapporto con Dio in solitudine. Questa è una cosa che non può esistere, questa è una cosa che non c'è nella mente di Dio e non c'è appunto né in un contesto di vocazione matrimoniale né in un contesto di vocazione in generale, non c'è di vocazione poi alla vita consacrata. Se ci pensate non c'è, questa cosa la dico sempre, non c'è neanche per chi fa l'eremita questa cosa, no? Anche per chi è di clausura, magari uno pensa chi è di clausura vive poi solo, in realtà non lo è naturalmente perché è in comunità. Però pure chi è eremita, per esempio, non è comunque solo, perché un eremita comunque non è che sta solo e poi, ma bene o male ha a che fare con qualcuno, perché bene o male si rivolgono a lui magari per sentire la sua parola, per avere dei consigli, per sentire lo Spirito cosa dice, quindi non si è mai soli completamente. Quindi questo mandò a due è perché il Signore vuole che noi siamo accompagnati da qualcuno e che noi accompagniamo qualcuno, che noi siamo custoditi da qualcuno e che noi custodiamo qualcuno. E se pensate ai discepoli, ai dodici, pensate, no? A due a due, a due a due, a due a due, a qualcuno ci è capitato pure Giuda. E questa cosa non è magari bellissima. Quindi vuol dire che anche noi potremmo essere il Giuda della situazione, ecco perché dobbiamo fare la volontà di Dio bene. Perché, e non lo sto dicendo, è una battuta sta cosa, però non è tanto una battuta. Perché in realtà siamo responsabili della persona che accompagniamo. Noi siamo comunque la persona che Dio ha pensato per l'altro anche. Quindi non dobbiamo solo pensare al fatto che Dio ci pone accanto qualcuno per noi, ma dobbiamo pensare che noi siamo posti accanto anche all'altro. E questo, dicevo, vale non solo in un contesto proprio di vita, per esempio, matrimoniale, no? E quindi proprio di uno e due, ma anche in un contesto di comunità nostra, per esempio, di vita fraterna, ma anche in un contesto, per esempio, di parrocchia. Ci dovrebbe essere questo modo di fare. Un po' si è persa questa cosa, no? Ci dovrebbe essere questa attenzione, questa preoccupazione reciproca. Un po' si è persa. Poi ora, con il fatto del Covid, ne parliamo, no? Perché uno tende a stare proprio a distanza. Quindi questa è il primo ingrediente che Gesù chiede quando manda i discepoli, l'essere a due, quindi necessariamente bisogna pensarsi chiamati in comunità, quindi mai pensare di essere chiamati come se alla fine la cosa riguardasse solo me, ma non può riguardare solo me, deve necessariamente riguardare anche qualcun altro questa mia chiamata. Poi dice il Vangelo, ordinò loro, vabbè, già dava il potere sugli spiriti impuri, già questo è una cosa, ci voglio arrivare dopo, anche se non voglio essere lungo. Ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone. E il bastone già sappiamo che si riferisce sicuramente, no, al segno che ha il buon pastore. Il bastone a cosa serve al pastore? Serve sicuramente per difendere, no, il gregge.
ma serve anche per sostenersi, anche in questo caso. Quindi il bastone è importante sia come arma di difesa, ma anche come qualcosa che ti può dar forza, che ti può far riposare. Quindi vede come il Signore ancora una volta si preoccupa di noi. Poi dice di non portare nient'altro, né pane, né sacca, né denaro, né la cintura. Non portare nulla. E questo senso di indigenza che dobbiamo avere, questo bisogno forzato che Dio ci propone, è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Perché? Perché il fatto che ogni tanto ci troviamo nel bisogno ci fa sì, diciamo così, che ritroviamo la nostra umanità. Noi quando abbiamo troppo il controllo delle cose perdiamo un po' la nostra umanità. Perché? Perché tendiamo poi a sentirci onnipotenti. E questo non lo dico magari chissà in che senso negativo, però tendiamo un po' a distaccarci dalle cose. Invece se a un certo punto facciamo i conti con il nostro bisogno, con il fatto di aver bisogno di qualcosa, il pane, il denaro, eccetera, e quindi ci rivolgiamo a Dio anzitutto, ma anche agli altri, allora là facciamo i conti con la nostra umanità anzitutto, ma non solo, anche con l'umanità degli altri, perché ci costa, necessariamente ci costa chiedere aiuto. Ognuno di noi fa proprio una fatica enorme a dire ho bisogno di te, perché tutti cerchiamo di farcela da soli, tutti. Quindi questa cosa, vedete come il Signore riporta sempre all'umanità, mentre noi pensiamo che la santità è una scala verso la perfezione, e per perfezione noi pensiamo che significa il superuomo, no? Essere Superman. Invece in realtà la santità è una scala verso l'umanità vera, sempre di più. Poi dice, calzate sandali e non portate due tuniche. Calzare i sandali, perché? Perché in quel periodo, in quella epoca, chi è che non portava i sandali? Solo gli schiavi non portavano i sandali. Pure Gesù portava i sandali, anche se spesso viene fatto nelle immagini, no? Viene rappresentato senza sandali. In realtà, almeno quando camminava sulla terra, anche Gesù aveva i sandali. Perché? Perché chi non aveva i sandali appunto era uno schiavo. Invece gli apostoli, i discepoli, devono avere i sandali. Questo perché? Perché è proprio un segno del fatto che tu sei reso libero una volta per tutte. Nel momento in cui Dio ti chiama, ti rende libero. Nel momento in cui Dio pronuncia il tuo nome e ti chiama a seguirlo, ti rende completamente libero da ogni forma di schiavitù, da ogni catena. E questa è una cosa, ancora una volta, con cui devi fare i conti. Perché? Perché tante volte in realtà le catene, i lacci, siamo noi a tenerli stretti. Siamo noi a non voler diventare veramente liberi. Ora noi stiamo facendo questa novena a Maria che scioglie i nodi. Tante volte pensiamo che i nodi siano semplicemente delle cose negative nel senso stretto del termine, no? Cose malefiche, cose di chissà che tipo, no? Cose che non si sciolgono, magari con situazioni che non riusciamo a superare. Però ci sono anche tanti nodi che sono situazioni della nostra vita che noi stessi non vogliamo sciogliere, perché non vogliamo liberarci da certe cose, perché vogliamo essere legati a certe cose. E quel Signore, quando dice mettetevi i sandali, è per dire questo: io voglio che tu sei libero completamente, e per seguire me devi esserlo completamente. E i primi da cui dobbiamo essere liberi siamo noi. Liberiamoci da queste cose. Ci sarebbe da dire tanto altro, ma qua non finisco più. L'ultima cosa a cui voglio fare riferimento, anzi due,
Uno è appunto il potere sugli spiriti impuri, perché poi ci ritorna alla fine. Ed essi, i partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Il potere sul male, al di là della capacità, no? Che tante volte questa cosa è poi riferita, per esempio, soprattutto agli esorcisti. Quello però che non ci dobbiamo dimenticare è che noi abbiamo questo potere, comunque. Cioè noi abbiamo questa superiorità verso il male, e questa cosa non ce la dobbiamo dimenticare. Non è solo una questione di convinzione, noi lo sappiamo che è così, per rivelazione. Noi solo per il fatto che siamo discepoli del Signore, noi solo per il fatto che siamo battezzati, siamo superiori al male. Abbiamo il potere sul male, non perché abbiamo il superpotere, ma abbiamo il potere sul male, al di là di scacciare i demoni, che poi sono cose appunto che sono relative a un ministero proprio. Però comunque abbiamo il potere di allontanare il male, e dobbiamo saperlo usare. E l'ultima cosa a cui voglio riferire, quando dice: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero, non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Questo Vangelo rimane molto leggero la cosa, un altro Vangelo è ancora più duro, no? Perché dice: quella città sarà trattata, lasciamo stare. Ora, al di là, no? Della fine che farà chi riceve questo trattamento, più che altro quello che voglio farvi notare è una cosa che tante volte mi pongo io: non avere l'ansia, no? Di essere o meno accolti, di essere più o meno capiti. Tante volte noi abbiamo quest'ansia quando annunciamo il Signore, quando parliamo del Signore, quando diamo testimonianza, di essere accolti o meno. Ecco, ogni tanto quest'ansia ce la dobbiamo far passare, perché è il Signore che poi deve operare, è il Signore che opera o meno, perché c'è la libertà degli altri, c'è anche magari la nostra incapacità, forse, però c'è tanta libertà degli altri. Non sempre riusciamo ad essere accolti, perché non sempre il Signore è accolto a monte. Allora, quando noi abbiamo dato il meglio, il massimo, per poter dire, testimoniare, far vedere il Signore, allora poi il resto basta, non fa niente. A quel punto noi abbiamo dato quello che dovevamo dare, il resto se la vede il Signore. Senza ansia preghiamo per certe situazioni, però non ci facciamo mangiare il pensiero, il cuore, non ci facciamo affaticare da situazioni che poi non ci devono riguardare più. Sia lodato Gesù Cristo.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale, li deponiamo sull'altare perché diventino sacramento della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Santo Dio. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E è veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo, tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo a ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato con voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, il suo ausiliare Cesare, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono per me, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai il regno, lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua grazia, donami un te pace secondo la tua volontà, che il mio regno mi serve. La pace del Signore sia sempre con voi. Thank you.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Grazie a Dio. Ti adoriamo, Signore.